del Comune di Sesto San Giovanni, noi riconfermiamo tutti gli impegni assunti in precedenza e quindi siamo fiduciosi nella decisione che potrà essere presa lunedì. Grazie. È un grandissimo progetto innovativo che mette insieme l'eccellenza dell'Istituto dei Tumori con l'eccellenza dell'Est, un progetto che viene da lontano, ci lavoriamo da 3 anni, avevamo il problema di individuare l'area. Il Comune di Sesto San Giovanni ha avanzato la proposta delle aree ex Falc, il Comune di Milano quello della caserma Perucchetti, ma avevamo anche posto dei tempi precisi per la decisione. Dovevamo già decidere a gennaio, poi a marzo, poi a maggio. Io ho sempre accolto le richieste del Comune di Milano di posticipare la scelta, ma a un certo punto bisognava scegliere, proprio perché è un progetto che porterà la sanità lombarda a livelli ancora più alti di eccellenza a servizio del cittadino. Il Comune di Sesto ha presentato integralmente la documentazione, ha dimostrato di avere le carte in regola. Il Comune di Milano, dopo aver condiviso fino alla fine il percorso, stamattina improvvisamente non si è presentato e quindi, poiché l'area di Sesto presenta tutte le caratteristiche positive, io presenterò lunedì mattina alla giunta regionale appositamente convocata la proposta di realizzare la città della salute e della ricerca sulle aree ex Falc.